Certo che registrare alle 8:32 del mattino è un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. Ciao a tutti ragazzi, questo è FutureJaxLurry e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui tornati su una nuova top, una nuova lista, una nuova... Verso le parole. Boh, non lo so come si chiamano questi video. 28 foto che non potrai non vedere, più o meno. Cioè 28 foto che dovrebbero svelarci la verità nascosta delle verità, anzi nascoste, che fino ad oggi non abbiamo mai visto, siamo stati troppo pigri da cogliere, ma che oggi finalmente, grazie all'aiuto di questa lista, potremmo scoprire. Come per esempio l'incredibile somiglianza tra Charlie Sheen e Quagmire. Cioè, a parte la camicia, non vedo nessunissima somiglianza, però vabbè, sì, la camicia effettivamente potrebbe sembrare. Manco i capelli, cazzo, cioè, manco i capelli, lui non ha la riga in mezzo come Quagmire, sicuramente non... quanto lui. E questa addirittura è talmente grande che devo dezoomare la pagina. La somiglianza tra Madonna e il cappellaio matto. Vabbè, la Madonna... solo perché ha un quello spazietto tra i denti, però... ah, quella è la trasformazione. Praticamente se toccassero Madonna come il cappellaio matto, poi queste due dovrebbero essere le somiglianze. Il Papa è un personaggio di Star Wars che, perdonatemi, ma non so chi cazzo sia perché non seguo Star Wars. Adesso qua mi arriveranno gli insulti fino agli Emirati Arabi, però minchia, sono veramente uguali. Tra l'altro Papa Benedetto era veramente troppo indicato per fare le meme. Non era proprio un Papa canonico, andiamoci così. E in effetti Attila il Terribile sembrava. Poi vabbè, la sfiga anche di queste gaffe che gli va il velo addosso, lui l'imposizione delle mani così. In effetti, oh mio Dio. Perché il logo delle Olimpiadi di Londra 2012 sembra Lisa Simpson che sta facendo un a Bart? Cioè più o meno, più o meno. Ah no, sì, effettivamente sembra un pochino. Ma poi che cazzo di logo è? Ma che logo di merda è effettivamente? Poi i colori, ma c'ha pure la collanina di Lisa. Cioè è Lisa per forza, raga. Troppe cose in comune, è impossibile che sia un caso. È Batman che si sta baciando con se stesso o è Wolverine? In effetti se lo guardate interamente sembra Wolverine, ma questi qui sono le sagome di due Batman. Secondo me è Batman che se la fa con se stesso, anche perché Batman, avendo avuto una vita così sacrificata e così nell'anonimato, secondo me aveva anche tanti tanti problemi a relazionarsi con gli altri, quindi effettivamente potrebbe essersi dato all'autoerotismo, che nulla in contrario. Ned Flanders è un altro personaggio di Batman, questa direi che è abbastanza palese come somiglianza, anche se Ned ha dei muscoli che sicuramente il personaggio di Batman non avrebbe, perché minchia, Ned Flanders, io la cosa che non ho mai capito di Ned Flanders è come cazzo è possibile che abbia tutti quei muscoli. Avendo un negozio per mancini e essendo un uomo devoto alla chiesa e tutto, non capisco dove abbia il tempo di andare in palestra, perché nei Simpson non lo fa mai vedere che si allena. Vabbè, le palline del Nesquik sembrano la cacca del coniglio, roba trita e ritrita, questa ormai la sappiamo e sono comunque buonissima, va bene? Quindi per me, anche se effettivamente, ora, cara Nestlé, io posso capire tutto, ma come mai hai scelto come testimonial, come mascotte dei tuoi cereali proprio un cazzo di coniglio, sapendo che la cacca del coniglio è a pallini? Non può essere un caso, Nestlé. Nestlé, tu sei marcia dentro. Oh, un bel product placement nel Signore degli Anelli. Quando Gandalf prende l'anello per leggerlo, anche se queste non mi sembrano le mani di Gandalf, comunque, quando viene preso l'anello per leggere cosa c'è scritto, la famosa frase, un anello per domarli, un anello per servirli, un anello per ghemirle nel buio incanearli. Più o meno, vabbè che sbiascico pure di mattina. Cookies everywhere, c'è una dubbia scritta Coca-Cola nell'anello. Che sia una trovata di marketing non lo sappiamo, ma se dovesse essere così è il miglior product placement della vita, cazzo. Ecco perché Frodo non ha mai mollato. Minchia, con tutta quella caffeina in corpo ci credo che arrivò fino al Monte Fator. Oggi ho realizzato, mi sono reso conto che la parola bed effettivamente sembra un letto. Baffi di Luigi sembrano un reggiseno. Adesso non potrai mai più non vederlo. Porca troia, e sembrano anche due poppe generose, almeno una seconda e una terza. Ecco perché la faccia così scioccata, Luigi. Anch'io farei quella faccia se avessi, per esempio, al posto degli zigomi due chiappe di donna. Cioè, sarebbe bello perché comunque avrei cosa da toccare ogni giorno, su cosa scaricare lo stress. Però la tua mascolinità andrebbe compromessa. Che malati i giapponesi comunque, trovano sempre un modo per mettere del sesso nelle cose più innocenti. Tad e Chad sono la versione più figa di Chester e NJ. I secondi li conosco, i primi chi cazzo sono?
Esatto, i due Fanta genitori. E invece i primi Tad and Chad, sempre dei due Fanta genitori. Questa, ragazzi, l'avevamo vista e rivista. Il naso del Re Leone sembra un bikini. Ok, forse è vero, ma che malattia ci vuole per pensare una cosa del genere? Cazzo, se il naso del leone è fatto così, come lo vuoi fare? Perché Emma Watson somiglia così tanto a Richard Darwin? Perché la natura ogni tanto finisce gli accoppiamenti possibili, quindi li fa simili. Sapevi che i continenti possono essere riaggiustati e ricomposti per formare un T-Rex che sputa fuoco? Sapevi che esistono anche tantissimi centri di recupero per tossicodipendenti? Cash è finalmente utile per qualcosa. Minchia, sono effettivamente uguali. Certo che Cash senza trucco, porca troia, per sembrare John Travolta, in effetti no, però due botte gliele darei. La firma di Obama sembra qualcos'altro. Ora, che senso ha fare delle battute sul fatto che Obama sia quindi notoriamente saputo che ha il lungo. Andiamo avanti. Che burro! Qualcuno ha mai notato che il simbolo ampersand sembra come un uomo che si strofina il culo a terra? Cazzo, è vero, raga. Questo è il culo, queste sono le mani, queste sono le gambe e questa è la testa. Ma che livello di malattia devi avere per pensare una cazzata del genere? Ma come fai a... Cioè, tu proprio ti fermi lì a riflettere sulle stronzate? Cioè, perché non ci credo che tu hai veramente una visione del genere. Però minchia, è troppo vero, ragazzi. È verissimo, cazzo. Cioè, è un fottuto lama. Sei un alpaca. Sei un cazzo di alpaca umano. Ti dovevano far fare quello, no? Il lupo. Il connettore USB è in realtà un'anatra. Questi sono gli occhi e questa è il... E questo è il becco. O forse è stupido come un'anatra, per questo non riusciamo mai a ficcarlo a prima botta. Che in realtà è sempre la migliore, perché per mettere un USB è risaputo lo devi fare tre volte. La prima, che è quella giusta, ma tu non lo sai. La seconda, che è quella palesemente sbagliata. Allora poi ritorni sui tuoi passi e la metti alla prima. Nel dollaro c'è il simbolo di Forever Alone. Qui, proprio sulla piramide. Io c'ho un dollaro, se non sbaglio, giù. Solo che mi pesa il culo e non andrò mai a prendere il portafoglio, quindi ci credo abbastanza. Ma anche qui la droga fa brutti effetti. Anche se in realtà sulle monete da un dollaro ci sono un sacco di teorie illuminate, cazzi e mazzi. Quindi in effetti ci sarà qualcosa di veritiero in tutto ciò. Lui me lo ricordo qualcosa. Lui pure. Ma non so chi cazzo siano in realtà. Vabbè, comunque si assomigliano, se vi interessa. Buzz Lightyear mentre gioca con il suo Woody. Ragazzi, regia, zoomare su quella foto. Che cazzo ha in mano? Volevo dire, che cosa ha in mano? Mio Dio, guardate la faccia, poi super compiaciuta. Troppo inquietante questa cosa. Io a mio figlio non farò mai vedere un classico Disney o quant'altro. Mamma mia, oh, il mon... Cioè, veramente, meglio metterlo davanti a YouPorn, almeno capisce come sono fatte le cose, senza andarci per vie traverse, subito. I capelli della Bella addormentata nel bo... No, chi minchia è quella? Non è la Bella... No, di Biancaneve, perché dietro c'è la strega. Sembrano un cazzo. Verso le parole. Vabbè, ragazzi, questa lista di 28 cose che non potrai non vedere da oggi in poi finisce qua. Io spero che vi sia piaciuta. Ci siamo divertiti a scoprire quanto la gente in realtà non abbia un cazzo da fare e scopra minchiate sostanzialmente. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento qua sotto e con un bel mi piace. 15.000 like, nuovo video del dossier. Io vi do appuntamento a domani, che è una cosa che non dico mai, ma dovrebbe uscire lo slow motion, quindi essiateci. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo! Madonna, che proprio c'ho sonno, raga, c'ho sonno.